diciamo, 400 patrimoni immobiliari pubblico di proprietà dello Stato, ma anche dei comuni, delle regioni, l'80% di questo patrimonio oggi non si presta a logiche di dismissione in ottica tradizionalmente di mercato. E quindi bisogna inventarsi modelli nuovi, strade nuove, e il tema è il modello dell'amministrazione condivisa, evidentemente una di quelle strade su cui l'agenzia non può non sperimentare. In questo senso la collaborazione con l'AUSUS può essere con cittadinanza attiva, che sono due associazioni, due lavoratori con i quali si sta sperimentando, possono essere una strada estremamente importante. Vogliamo farlo non in termini teorici, ma lavorando su casi concreti, su casi pratici. Stiamo elaborando dei modelli a Monza, in particolare in questo momento, dove l'AUSUS sta lavorando con il comune, il regolamento di amministrazione condivisa. Noi abbiamo nel Parco Reale di Monza un immobile di proprietà statale che è sfuggito alle tradizionali logiche di mercato e con i cittadini può diventare un elemento di aggregazione, di soluzioni gestionali nuove, diverse. Il comune è molto d'accordo da questo punto di vista, noi anche. L'AUS può diventare un punto di congiunzione di queste diverse esigenze. Ci stiamo lavorando, abbiamo già fatto un sopralluogo nelle scorse settimane, a breve elaboreremo una proposta e su questo modello andremo a costruire un'alleanza strutturale tra l'AUS e l'Agenzia del Demanio per capire quali sono altri modi su quali applicare questo modello ed estenderlo anche ad altri enti proprietari che possono avere in questo momento un grande bisogno, a partire dai comuni.